Sono sempre io, il vostro amico Federic, e bentornati nell'ottavo episodio della Monotype. Pago Rubino e Zaffiro Randomizer con tutti questi boys. Siete carichi per questo super episodio? Come il colonnello Giuliacci. Dai, nessuno... Siamo fuori nessuno... dall'istituto Met. Ah, ecco. Che grazie infatti... alle sue due lauree. Esatto. Ma mi domandavo, nessuna battuta sugli uccelli? Nessuno che la vuole fare ora o meglio? Stavamo aspettando te, Fede. Ah, nessuno ecco. Che si caca addosso? Dani, grazie. Prima di iniziare, come sempre, gli episodi escono il lunedì, giovedì alle 14.30. Un bel mi piace per supportare tutti gli uccelli di Alice. Un mi piace però. Uno solo. Un uccello solo. Uno. Gigante però. Mi raccomando. Attenzione. 10 monete al primo che batte Vera. Un altro uccellone, giusto per dire. Il primo che vince contro Alice e il primo che perde contro Alice. 10 monete extra, vediamo dove arriviamo, al primo che prende la sfera rossa o la sfera blu. 40 monete, ricordo che siamo 10 a 50, quindi team rosso, belli carichi oggi, Wow. Tranquillo, okay? No, meglio il blu. Carichissimo. Axo, mi fido di te. L'ultima volta che l'hai detto è finito malissimo, però. Va bene così. Adesso, al mio 3 possiamo partire. 3, vai. Lo sapevo. Al mio 3 ho tanto, detto ragazzi Tanto ragazzi è... Il primo che batte maledetto. Vera sì. E anche se che batte Vera. Che carogna. Che carogna. Dov'è la sfera rossa e la sfera blu invece? La sfera rossa al Monte Pira. Però non è possibile, spin da noi Umbreon. Io c'ho Kingdra. Perdimi. C'ha Umbreon che è un tank, va bene. Sì, e poi si fallisce anche le mosse da 95. Vai Frana. Siete abbastanza infami, ve lo posso dire. Ma io non ho capito perché. Voi avete la ROM per i junior, capito? Ma se ho beccato Magikarp con sabbia fiume, Pardini, che mi fa perdere tempo. Questo c'ha Spinda e Armaldo. Cioè, mandate a cagare. Dai, che carogne. Che carogne. Ah, ricordo che ci sono un sacco di percorsi per fare catture. Quindi se volete prendervela un po' più comoda. Ah, certo. Capito? No, io c'ho 3 Pokémon, sto a posto. Ma chi è il primo che ha scoccato? Battuta. Ma dai, ma davvero. A quanto pare Frozen, no. Dai, bro. Rilassati. Battuta. Un uomo entra in un caffè. Dai, l'ho battuta anch'io adesso. Anch'io adesso. Io propongo il doppio limousine per Frozen. Vabbè, ma Urru ha velocizzato, ragazzi. L'ho visto. Che fatica comunque questa ROM, lo posso dire? Madonna. Sì, è tremenda. Ogni 3x2 è leggendari, basta. Dai, ma dopo l'animazione della pioggia. No, ho sbagliato la mossa. Ah, vero, si vedrà, ma ho allenato un po' la mia squadra perché Pokémon al 5. Non mi ricordo dove devo andare. Devi andare sopra. Il Devonscope. No, mi sono messo il Devonscopio tutto. Nel culo, scusate. No, è che ho trovato un'allenatrice. Top 5 cose che il signor Devon non vuole farti sapere. Ma porco miseria. Dillo. Dica. Dillo. Ma ha beccato un'allenatrice di merda. Io sono sempre davvero, non vi preoccupate. Anche tu stavi andando a prenderti il Devonscopio nel culo e t'ha beccato l'ombrellina. Volevo mettermi il Devonscopio nel culo, non ci sono riuscito. Umbreon con baglione. Ha fermato l'ombrellina che t'ha messo l'ombrellina. Io vado alla palestra. Io boh, non si capisce una sega. Corri, Fro. Fro, sei tu l'intero team blu oggi, vai. Porca Bro, miseria. Sei tu il tryharder a quanto pare. Ma non... perché c'hanno sempre tutti la sand? No! Dio! Mi ha visto l'allenatrice. A me mi ha visto quella vestita da albero. A te, Tonks? A me ha visto l'ombrellina. Carlotta, che ha un Umbreon, ovviamente. Vabbè, Tom, se no non è te la devi sposare, stai tranquillo. No, anche a me la sabbia, zio merda. Stiamo affrontando la stessa, sai. Vai, Dorè, sei l'unico. Dorè. M'ha fatto pure individuo a me, così te la butto lì. Ti renderò orgoglioso, Pardo. Glaz, sembrano dei biscotti, i Dorè. Sì, i gran Dorè al cioccolato. Guarda che esistono, è una marca. Allora è il subconscio. Io non so dove siete voi, io sono nella palestra. Io sto per entrare. No. Io sto andando ora a prendermi il Devonscopio nel culo.
Ma Kecleon è randomizzato? Kecleon sì, è random. No. Se ti esce il tuo tipo lo puoi catturare. Mi buttate un occhio su Federico ogni tanto, che mi sembra un po' troppo veloce in alcuni momenti. Un altro Umbreon. È velocissimo, Fede. Sempre e comunque. Sempre veloce, più veloce. Perché non perde mai tempo, anche durante il... Come le spedizioni del Federic Store. Il più veloce del far web. Comprate sul Federic Store utilizzando il codice sconto. Ma io, ragazzi, non so se riesco a stare dietro a Frozen, io ve lo dico. Ai dore, ma quante belle monete, madama dore. Non lo so, ragazzi, io continuo a guardare Frozen, però secondo me... Qualche tastino lo premo ogni tanto, eh. A voi spettatori vi direi di stare attenti. Ah, ragazzi, devo trovare un modo per distrarre il team blu. Ah no, non posso. Cova uova, grande Dani, cova uova di Belstrade. Di poco. Sì, no, non sono indietro, sto facendo gli allenatori. Impossibile trovare un cazzo. Armando con Baglione, però se vuoi la sponsor te la posso fare. Bravo Daniels, anche perché ripartiamo, sta a te. Questa potrebbe essere la tua ultima, Dani, perché non so se arriviamo a 20 episodi, quindi giocatela bene. Che bello. Allora, ragazzi, considerato il fatto che alla fine, nello scorso episodio, quel cafone di Fede non ha fatto fare più la sponsor a Pokéton, non so se ve lo ricordate. L'hai fatta, Dani, ho fatto la reppata. Apposta, io pensavo di no, per farvi capire quanto è passata in sordina. Esatto. No, ma io ho fatto la una rottata, cosa la che non cringe. Io in realtà l'ho sentita. Ecco una io cosa me la ricordo. Che è passata in sordina. Frozen si ricorda troppe cose. Usate il codice sconto DLARZ1 per acquistare anche voi prodotti di carte Pokémon. Se vi piacciono, a me così così. Però usate il codice sconto DLARZ, cazzo. Mi sto bloccando in puzzle per bambini. Come fai a bloccarti al puzzle? È così facile e semplice. Te ne posso pure un'altra, perché sono tornato alla brutta realtà dove ho Machoke paralizzato che non attacca. Beh, Dani, è stato bello avere quei 5 secondi dove non ho più giocato. Io sono in palestra ancora. In palestra. Bravo. Volendo la potevo fare mentre continuavo a giocare, tanto sto spammando solo A. Madonna, ma ne ha 4! Sì, ha 4 Pokémon è standard. Trovo solo Pokémon erba che non posso one shottare. Ma Dani, io non so se riuscirò ad arrivare in tempo, quindi puoi farla un'altra se vuoi tanto. No, però l'offerta non vale più, valeva solo mentre ero incastrato con Machoke paralizzato. Ormai l'ho fatto, quindi torno alla mia realtà, torno al mio let's play di Pokémon Rubino senza correre, senza obiettivi. Ok, è bellissimo vedere Federic che si perde con i girellini, eh. Ok, sono arrivato da Alice. Ma come fa a stare già da Alice? Come fa a stare là? No, siamo tre ad Alice, eh. Non è che sono solo io. Anch'io sono no, ma Alice. Io starò qua un quarto d'ora perché c'è Bellossom. Che Pokémon Alice, gente? Dai, ragazzi, ma che è sta roba? Dai. Tanto vincono loro. Tanto vince Frozen, Fede. Facciamo io sono il pieno da Alice, anche ma oggi. Vince Frozen. Mi sta stollando Crobat. Ma ho trovato veramente Kecleon. Ma si può. Mi sa che la fa Frozen questa volta, Axel. Io mi fidavo di te. Ho battuto il primo Pokémon. Ho battuto il primo Pokémon. Aspetta. Sì, ma il primo l'ha sconfitto un'ora fa, Frozen, zio. Dai, ragazzi. Ho battuto il secondo. Vai, vai, che forse ce la fai. Perché Frozen c'ha un Jolteon veramente infame. Senza boosterino. Sto boostando una sega, tutto streammato, non sto boostando niente. Senza boosterino. Non basta, livello 47. Shedinja, fuori anche il terzo, fuori anche il terzo. Fuori i pantaloni fra poco. Fuori i pantaloni fra poco. Battuta! No, di merda! Bravo Frozen, dai. Complimenti, bravo! Come godo, ragazzi. Godo! Axo, prima di rimettere sui pantaloni, possiamo usufruire... Come funziona questo puzzle di merda? Devi spostare le assi. Fanculo, ho vinto adesso io. No, io sono un esperto nel puzzle di Alice, quando la farò anch'io quella palestra tra 40 minuti ve lo faccio vedere. Ho vinto anche io la capolestra adesso. Ragazzi, c'è un problema, io devo uscire perché ho finito di pipì, quindi torno indietro. No. Fede, puoi usare anche altre mosse oltre Zampillo, eh? Letteralmente small amount of pipì. E Pardini, da quando mi hai dato Zampillo uso solo quello. Ma mamma Yala, pensate, della palestra volante, se magari fai anche frana forse è anche meglio, eh. Dove si prende la Sferos, la sfera blu? Devi andare al Monte Piaira. Dov'è? E devi andare a destra di Forestopoli, poi giù. Fede, ho battuto la palestra, mo. Vai, anch'io. Ma come hai battuto la palestra? Io ancora ci devo arrivare. Che paguna? Allora, Shedinja, quindi attento ad avere una mossa super efficace. Ce l'ha, c'ha frana. Ragazzi, dovete andare a Monte Pira. E dov'è il Ponte Mitra, eh? Sono bloccato per sempre io, ragazzi. Saidonia, se perdi... Guarda, se tu... Allora, aspetta, Saido, fermo. Vai su. Devo sfidarlo, per forza, no? Okay. No, ok, vai giù.
Sì, vai, giusto. E rifai la stessa cosa. Vai giù. Eh sì. Su. E vado via adesso. Bravo. Giusto. Bravissimo. Evviva. Di cortomuso. Sei donia. Quanto sono questi giochi? Peggy 3, tipo? Peggy 18. La via gelata non era niente in confronto. No, no, ma io, vabbè. Quei puzzle. Zampillo. E vai. Grande, Pardini. Devi fa frana, devi fa. Pardini, quest'anno il mondiale a Yokohama lo vinci grazie a Zampillo. De. Madonna. Madonna dell'ero. Devo andare al percorso 121? Devi andare sotto la zona safari. Dov'è? Continua a scendere verso il basso, fidati di me. Io sono... No! Adesso non andare a destra o a sinistra? Allora, devi andare a Gravier, destra, devi andare giù, bro. Fermo, Tonks. Alla Gravier c'è un video su YouTube che si chiama Montepira episodio 35, guardatelo. Ok. Ma è quello che comincia con... Benvenuti, ovetti. Oddio, Butterfree Zampillo, raga. Cosa? No, è morto. C'è Zampillo quel Butterfree, bro, stai attento. No. Zampillo. Ok, non mi ha fatto un cazzo. Che Pokémon c'ha, ragazzi, la nostra versione della... C'ha Umbreon. No, a me c'aveva Jolteon. Ok, quindi ha 4 Jolteon. Grazie. Benvenuto alla zona safari. Cosa devo fare qua dentro? Ah, guarda, non devi andare nella zona safari. Vai verso il basso, ci sono delle reclute del Team Hydro. Non mi ricordo. Allora, Gravier, ti vedo un po' disperato per Montepia. Gravier, senti, ti aiuto se vuoi. Ok, dimmi. Aspetta, ti devo vedere dove sei. Quale Daniel sei, Gravier? Fai anche tu il test su Facebook. Ma porca... Sono arrivato quasi al Monte Pira. Ok, bene. Perché okay, non sono nell'acqua del... Ah, ragazzi, cambio di programma. Nessuna monetina per chi prende giallo rosso. Sicuro? Sicurissimo? Ah, perché c'era una monetina? Sì. Ah, allora sono squalificato io, Fede, tranquillo. Perché stavo giocando ogni tanto con il motore veloce sulle lotte. No, Ale, non devi velocizzare. Ma io, allora, lo faccio solo quando sono finite tutte le sfide. Ho detto, vabbè, non ci sono monetine, quindi... No, ho perso! Sedonia, hai perso sì. L'uccello contro Fiammetta qua. Contro sì. greve il godo. Si potrebbe okay. dire proprio che si è mangiata il tuo uccello quella là. Ma ce la fai vero. Ma ce la fai a battere Wallerain con Crobat? Sì ce la faccio, sì, ce la faccio. Mo' di sparaggelo raggio. Posso fare una battuta anch'io sugli uccelli? No. Sì. Vai. No, faccio la prossima puntata, quindi avete fatto okay, troppo. No, hype, cazzo. Ragazzi, ma c'è un problema, ma perché adesso tutti i Pokémon randomizzati hanno le mosse giuste? Ho perso. No, cioè, Saito, non puoi aver perso, Saito. ma ragazzi, gli avete messo... Ma a parte mi ha frizzato. Ma gli avete messo a Walrein, Bora, Idropompa, a quegli altri, c'hanno tutte le mosse giuste adesso. No, allora, hanno mosse più probabili del loro tipo. E mai sbagliato in una randomizer! Perché così perderemo sempre? Che idea è? Chi è che ha scelto questa idea? Ma di chi? Yeah. Avete giocato contro Spinda fino adesso. Sai dove ricarica tot, ce l'hai? No, che non ce l'ho. Ma come potevo immaginare che Walrein avesse Idropompa Bora e Geloraggio in una randomizer? Hai visto, Sedonia, cosa succede quando ti becchi Idropompa contro il Pokémon? Ho che capito, pure fuoco è successo. Ma è una randomizer! Le mosse sono a caso! Basta, Sedonia, facciamo un sindacato. Andiamo in piazza con i cartelloni. Ma che idea è? Ma c'è Bora Idropompa. E io c'ho i Pokémon volanti. È il ritorno di Croft Pop. Lui. Verità per Daniel Carafa. Giustizia per Daniel Carafa e Francesco Cilurzo. Ho perso. Non ci posso fare niente. Saido, ragazzi, questa è una cosa gravissima. Noi abbiamo solo 10 monete. Le useremo per Saidonia a fine episodio. Perché sennò per è morto Pokémon. Male. Cioè, se gli esce PJ, è gravissimo. Sì, ma ragazzi, ma questa cosa è secondo me molto problematica. Che adesso tutti i nemici abbiano le mosse giuste e noi no. E noi abbiamo Spaccaroccia Fededic. Adesso vi racconto. Allora, io ci sono, mi sono perso possiamo dentro il Possiamo fare Montepina, una cosa? Possiamo solo. Fare una cosa? C'è Raxo che vuole raccontare una cosa. Non me ne fotte qua. Allora, facciamo una cosa. Visto che il team blu sta quasi a praticamente quante 80 monete, ritorniamo pari. Scambiate il vostro tipo con quello di qualcun altro. Almeno, no? Ma ci stiamo risparmiando per quello noi, E chi sceglierete, giusto per capire? Che noi facciamo tutti schifo. Io voglio il tipo drago. Ah, no. tu non prendi niente. C'è il tipo acqua. Tienitelo per sempre. No, io non lo toglierò mai il tipo acqua. Infatti. Ma chi è che ha dato il tipo acqua a Tonks? Di che è stata st'idea? Qualcuno che ha avuto una pessima idea. Ho la sfera blu. Vabbè, scusa, Axo, mi sento in colpa. No, stavo raccontando. Oh, let's go. Io ragazzi, sono arrivato. Sono capo palestra. E tipo. Non fate parlare, per favore. Ma io non era niente di importante, volevo solo raccontare... Oh, ho trovato le cose del Team Hydro. L'ho fatta. Ma va, dai, vai, Axo, dai. No, ragazzi, io ho perso un Pokémon. Editor, Pini, vieni qua, vieni verso di me, mettimi una bella roba grossa sulla bocca in modo tale che non si veda.
Perfetto, allora, chissà perché me lo aspettavo esattamente così, eppure mi ha fatto ridere uguale. No, aspetta Ale, puoi dire quello che volevi, per favore? Cosa? No! Dai, cosa volevi dire? Ma niente, era una cazzata, volevo raccontare cioè, era un per sdrammatizzare, ma alla fine il content è venuto lo stesso, volevo fare la lore di questo episodio, solo che adesso... Allora, in questo episodio ci siamo evoluti in due, io no? Ho perso... Come hai perso? Vedi? No! Ragazzi, come ho perso? Trovo Vaporeon, ha fatto 8, Talzoka 7, mi ha droppato, uno mi ha crittato. Ma sono serio, io sono serio, perderemo sempre più spesso così se tutti quanti i nemici hanno le stab e noi abbiamo Tyranitar Zampillo e Deosurf. Ma secondo me sei sfortunato te, Saido, perché io c'ho tutte le stab sui Pokémon. Scusate, sì. Ma penso ogni tanto di battaglie Pokémon di potermene intendere. Tyranitar Zampillo non è un malus, è un buono per lui. Il problema è che, porca troia, cioè che voi ci avete Spinda e noi ci c'ha Jean-Claude Van Damme, te capisci? Oh, fulmine, tanta roba, gran set, fulmine all'acciaio e surf, belle stab, Pardini. Ma stai scherzando? Meno io firmerei. Mamma mia, ragazzi, forti 4 per parlate. Roccia. Bravi, parlate. Io non so voi, ragazzi. Aerazoio, zitto, fammi parlare. Io ho Aerazoio, sabbia tomba, spacca roccia. Sì, sì, parla, io sento solo Pardini. Ma ragazzi, bisognerebbe che anche i nostri Pokémon imparassero. Aspetta, cosa sento di qua? Saidonia! Pardini! 55, 15, 10 ho le mie mosse. Sì, Pardini, va bene, Pardini. Però bisognerebbe che anche i nostri Pokémon imparassero le stab, non solo quelli degli altri. Ragazzi, mi sto sentendo male, vi giuro. Maledetti. Mi sto sentendo male, ce la faccio più. Io ancora non so cosa voleva dire Axo. Mi date il PayPal di chi randomizza la ROM e mi faccio mettere... No, veramente, mi faccio mettere Magikarp anch'io, per favore, sì, come avversario. Sì. Pardini! Ragazzi... Boia, è tutto ciò che ho sentito in questa conversazione io. Anche io sono morto. Pardini! Pure io ho sentito solo Pardini. Oh, ma sciago le roccia, vero? Sì, che bello. Io sono fermo e in ritardo. Ragazzi, io ho finito. Scusate, io però capisco il momento. No, perché io ho fatto roccia tomba, sono cretino. È morto? Sì. Oh, Aaron, meglio. Ragazzi, scusate, perché effettivamente il momento è stato fantastico, tutto quello che volete, ma io ancora non ho capito questa cosa della lore di Axo, perché vi prego, me la fate dire? Era questo, era il fatto che, cioè, era una battuta sul fatto che tutti stessero piangendo in questo episodio. Oh! Io sto sciando. Perché quando non piange Axo, capito? Bisogna fare quando piangiamo noi. È vero, eh? Unfair. Bravo, Axo, continua così. Ho ottenuto la sfera blu. Io ho ottenuto un cazzo in culo. No. Ma io piango sempre, Pardini. Cioè, è la mia caratteristica principale. Cioè, ma io sul canale c'ho 3 video che si chiamano Non sono stato bene 1, 2, 3, praticamente. No, ma io, a me mi sfugge la logica del lamentarsi del fatto che uno abbia le mosse forti, tipo Zampillo Tyranitar. Io c'ho semitraglia. Ma non è quello il problema, Francesco Luigi Pardini. Il problema è che noi abbiamo i Pokémon che non imparano le loro stab, mentre gli avversari sì. No, dovrebbero, ma non lo fanno. No, fratello, perché ce l'ho dall'episodio 2. Quindi no, c'ha surf, fulmine e cazzo in culo. E vengo punito per questo, perché sono bravo e me ne era morto solo uno. Fra, però sai che sei sfortunato tu, perché i miei sono pieni di stab e coverage. Cioè il mio Charizard c'ha lanciafiamme, tuono pugno. No, tuono, troppo forte. Ma quando l'hai preso il Pokémon? Quando l'hai preso il Pokémon? Hai capito la stronzata che è stata fatta? No, c'è un bambino. Mi sembrava molto in tema, Cristo santo. Allora, siete da 20 minuti che piangete. Allora, tutto bellissimo. Io vorrei sentirmi dire dal team rosso: wow, ho preso la sfera rossa. No, sentirai solo pianti. Solo pianti. Ma che, frate, sto facendo gli allenatori da Alice. Ah, ok. Ah, ecco, se dovete catturare tipo Axo, tu... Devi catturare? No, c'ho 5 Pokémon che me. Ok, frega. Dani, tu devi catturare qualcosa? Sì. Ma guarda, a me è uscito un Hitmonlee pre-rec nel percorso e poi non ci torno più a vederne altri per oggi, quindi ciao. Allora, raga, è importantissimo che adesso nessuno di noi perda niente. Perché abbiamo solo 10 monete e bastano solo per Saidonia, dopodiché siamo fregati, eh. Ah, ma Raido...
Ragazzi, ma Raidon lo puoi catturare. Ma quanti sì. Pokémon roccia ci sono? Ma che è sta fagli, roba? Fagli zampillo, vai a Raidon. Ma quante monete sono se piglio una delle due palle? Non niente. Ci sono delle monete. Sì, ma sono già state esaurite. Cioè... Le ho prese io. È tutto lui ha preso, ma basta, hai rotto le... Vabbè. Se vuoi, Axo, questo episodio prendo anche la tua dignità. Vieni qua. Guarda, io questo qua lo chiamerò Cidone in onore di Sedonia. Sì. Ragazzi, ma quanti Pokémon roccia ci sono adesso? Ma che è sta fermo, roba? Fermo, Frederick, fermo. Di lì non... Devi stare fermo. No, perché di lì non si passa. Dillo a te. Lì non si passa. Questa era una battuta di Pardini e la sua nuova pagina Facebook, che si chiama Il mio Pikachu è... statico. La mia pagina si chiama Il mio Pikachu piange. Axo, te devi mettere dritto intanto. scusa. No, c'hai ragione. La lore la spiega poi, eh. Quando lo chiamiamo da Drake. Ci sono un sacco di catture da fare, c'è il deserto, c'è ancora la foresta, c'è un sacco di roba da fare. Nel prossimo episodio ce la prenderemo un po' più con calma, meno obiettivi, più catture nel prossimo. Così ristabiliamo un attimo i team, anche perché però dobbiamo fare il revitalizzino adesso. Sì, perché tu sai, do qua, puoi farti poi un sacco di catture, quindi stai tranquillo, sì. Evochiamo da Drake con Evviva. Qualche suono mistico, per favore, grazie. Bella così, mi piace. Si è perso un po' in fondo. Che è successo? Benvenuti nella mia palude. No! No! Più o meno siamo là comunque. Sì. Ciuchino accanto. Bello. Ma da Drake, secondo me dovrebbero premiarti con un bel mi piace tutti questi disegni. Un mi piace, grazie. Per da Drake, che ogni volta cambia disegno e non viene pagato per questo. Come non vengo pagato? Cidone Pokémon random per te. Fra, spera che non ti esce Pidge, perché sennò... No, ma guarda, capito? Andrebbe meglio. Ok. Vai. Basta cambiare le mosse giuste. Ti esce, allora, no, ti esce Pidgey con genere. Fulmine, ti esce. Pokémon di tipo volante. Adesso c'è Charizard di nuovo. Vai. Mo esce 3, Zapdos. 2, vai. 1. Ponita. Olè. Bello. Non mi lamento. Che è una bestia. No, è il primo che non prende 4 per da qualcosa mio. Saidonia, volevi le stab e quindi le mosse di questa Aerodactyl saranno lucidatura di tipo roccia e danza di piume di tipo volante. Evviva! Ragazzi, siamo ufficialmente 80-0, non possiamo più perdere. No, ragazzi, sapete qual è la cosa divertente? È che Aerodactyl prende cazzi da Wolrain. Questa è la cosa veramente. No! Che bellezza. Ma gli fai frana e muore. Sì, lo devo evitare. E deve allora, averla frana. Deve averla frana. Date un Pokémon con puro frana, gelo. Sì. 100. Io cortesemente, Team Blue, va bene se rivitalizzo Groudon. Gli altri due li mando a morire. Sì, va bene. Ancora. Si fa le catture. Vorrei farti notare che non hai mai rollato per un Pokémon nuovo quando hai perso Pokémon. Ma hai sempre rivitalizzato Groudon. Ah, meno 20 per loro con Groudon? Certo, Groudon. Poi voglio dire, è Groudon. Un Groudon con un set mosse incredibile. Quindi ho aerea. Soio, spaccaroccia, semitraglia, non posso non continuare a usarlo. Non volevate cambiare tipo qualcosa? Dobbiamo conservare monete, però se parlo è morto, non è che si può fare altro. Va bene, 60-0, questa cosa mi piace. E Pardo, ti faccio vedere anche una cosa, guardate sto zampillo qua. No. Ok, va bene. Cristo va benissimo. Santo. Guarda sto zampillo qua. Ci tenevo, Pardo. Perché vedi Taranitar come sta in quella posizione, eh? Lo vedi? Sì, fa suca. Sì, bravo, ho capito. Suca! Sì, ragazzi, infatti noi... siete a 60 voi. Aspetta che devo dire una cosa importante. Mi devo mettere un attimo. La cosa importante è hashtag Urru nei commenti, perché sto carriando. E con questo, signori, noi ci vediamo al prossimo episodio della Randomizer più bella. Sembra J.K. Rowling. E ci vediamo al prossimo episodio, dove andremo avanti. Andremo probabilmente a fare qualcosa nel di bello. Nel okay? culo. Anticipato. Ciao, ragazzi. Ciao, allenatori. Ciao.